Sono Marco Ditri, in genere mi occupo di reti e sistemi, non necessariamente di database distribuiti, però ultimamente si parla molto di blockchain, è un argomento che insomma esce un po' ovunque, vengono proposte applicazioni della blockchain, di tecnologie riconducibili al concetto di blockchain, perché non esiste una sola, negli ambiti più disparati, e quindi ho pensato che sarebbe stata una buona idea fare una piccola presentazione e stimolare un dibattito tra il pubblico sulla questione. Questo vuole essere un intervento estremamente introduttivo riguardo al concetto di blockchain. Partiamo da un Merkle tree. Si tratta di una struttura dati nota da molti anni, inventata da Merkle, che è un famoso crittografo. Rappresenta dei dati, ok, generalmente sotto forma di albero binario, cioè un albero in cui ciascun nodo ha due figli. Ciascun nodo ha la particolarità di contenere, oltre ai dati rappresentati dall'albero, anche un hash dei suoi nodi figli, per cui si può partire da quello che è la root dell'albero, il nodo in cima o in fondo a seconda da che lato lo volete guardare, e si possono verificare gli hash di tutti i nodi figli a catena, una coppia dopo l'altra, e quindi verificare l'intero albero. Non solo, i dati all'interno dell'albero sono organizzati in un modo che permette di verificare i dati che ci interessano specificamente, quindi ci può interessare verificare solo una certa fettina dei dati contenuti in questa struttura, che può anche essere gigantesca, scaricandone solo una piccola parte. Questa particolarità di poter verificare i dati a catena partendo dalla root permette di scaricare da sorgenti di cui non abbiamo fiducia i dati che ci interessano, e poi verificarli solo sulla base dell'hash della root che abbiamo ottenuto in qualche modo affidabile. A questo punto è opportuno porsi la domanda: chi decide quale albero effettivamente è vero e genuino, rappresenta i dati che mi interessano? E ci sono sostanzialmente due opzioni: o il mio root hash me lo fornisce una qualche autorità centralizzata, che avrà anche il compito di aggiungere nuovi nodi all'albero per rappresentare nuovi dati che arrivano con il tempo, che ci vengono inseriti con il tempo per quello che è il suo scopo, e tutti gli altri quindi possono, sempre sulla base del root hash ottenuto in un qualche modo sicuro, verificare la genuinità dei dati che gli interessano. Questa però non è una blockchain, perché è centralizzata. Il concetto alla base della blockchain è questa decentralizzazione, non avere nodi, entità di cui bisogna fidarsi. Ci sono dei nodi, possono essere tutti o parte di quelli che partecipano alla distribuzione di questi dati, che cooperano secondo un algoritmo prefissato che varia a seconda del tipo di blockchain, per validare il contenuto dell'albero e decidere quali nuovi nodi ci si possono aggiungere. E tutti possono utilizzare il consenso che è stato raggiunto e definito crittograficamente dai nodi, per sia i nodi, diciamo, che scrivono tra di loro, che tutti gli altri che solo leggono la blockchain, possono utilizzare questo consenso che è stato definito crittograficamente per capire qual è il nodo, qual è l'albero effettivamente genuino che rappresenta i dati che ci interessano. Con la blockchain non è necessario avere terze parti fidate che ci forniscono
che ci forniscono quella che è effettivamente la verità di questi dati. Ok, cosa ce ne facciamo di una blockchain? Secondo me non molto. Adesso possiamo iniziare una discussione su quali applicazioni ritenete utili per una blockchain. Devo dire che il problema principale delle blockchain è che come database è estremamente lento. Ci vuole moltissimo tempo potenzialmente su una rete grande per aggiungere nuovi dati ed è anche estremamente costoso, perché al momento l'unico algoritmo pratico che viene usato è il proof of work, in cui i nodi che scrivono i dati sostanzialmente consumano corrente e buttano via soldi per dimostrare che hanno fatto un certo lavoro e quindi per garantire che il loro lavoro ha avuto un valore e non è stato banalmente falsificato da chi ha preso 1000 computer. C'è da dire che la maggior parte delle persone nelle relazioni commerciali, sociali in generale, trova utile affidarsi a terze parti, che possono essere un fornitore di servizi, un governo, l'infrastruttura giuridica giudiziaria di un governo, degli arbitri privati anche. Trovano utile affidarsi a terzi, perché questo aiuta a risolvere un mucchio di problemi che invece una struttura dati non risolve. Queste slide saranno domani sulla mia home page, se avete domande a riguardo sono a disposizione. Prego. Per quanto riguarda la struttura data del Merkle Tree, in alcuni studi avevo utilizzato una tecnologia che ne fa comunque sfrutta il fondamento, che è IPFS, fa molto similarmente l'utilizzo per questo hash per convalidare il contenuto. Avevo letto che però in certi casi non è una struttura dati del tutto sicura per essere sicuri di verificare il contenuto, perché in un certo senso con dei calcoli molto ben fatti si potrebbe fare un append di dati che una volta hashati abbiano lo stesso hash del nodo figlio, allora, che dovrebbe essere un nodo di dati. Questa è un'obiezione ragionevole, però la risposta è che un Merkle Tree è sicuro quanto è crittograficamente sicuro l'hash che viene utilizzato. Okay. Al momento c'è nella comunità dei crittanalisti un discreto consenso su quali hash sono sicuri, quali no, quali non si sa benissimo ancora, e quindi basta sceglierne uno sicuro per risolvere questo problema, direi. Ok, la seconda domanda invece riguardava appunto la possibile utilità che ci può essere all'interno di una blockchain, per l'appunto, dato che si era chiesto magari di aprire un possibile dibattito. Io di solito vedo che, per esempio, come fa Hyperledger o Fabric, o anche il recente accordo che era stato fatto tra alcuni paesi dell'Unione Europea e anche alcuni extraeuropei, molto spesso può essere utilizzato per avere scambi sicuri tra entità diverse molto grosse, o comunque che siano dimostrabili che entrambe le parti facciano ciò che ci si aspetta in un contratto. Per esempio, quando due banche vogliono avere scambi senza farlo sapere ad altre banche con un circuito loro, oppure nel caso di quello statale si pensa appunto di scambi tra i vari potenze europee. Esattamente quali benefici ha rispetto alle tecnologie usate adesso? Penso che vogliano basarsi principalmente sull'immutabilità che si ha e sul fatto che per fidarsi i nodi sono tutti alla pari e nessuno tramite una parte centralizzata riesca ad avere, magari tramite una maggior presenza dell'hardware, alcuni
poteri o comunque una parte favorevole rispetto agli sultani. Allora, ci sono tanti modi per garantire che delle transazioni siano affidabili già adesso senza bisogno di utilizzare un database lento, se ne possono utilizzare anche di veloci più tradizionali. La questione andrebbe analizzata nel dettaglio. Non voglio dire che in generale non esistano applicazioni per le blockchain, dico che in generale però nella maggior parte dei casi non portano particolari benefici rispetto alle, alle tecnologie più tradizionali. Quindi praticamente è più una valutazione sulla situazione attuale, o anche magari si valuta un'impossibilità magari di arrivare a superare, per esempio, è solo una moda del momento su come immagazzinare i dati e gli attuali. Allora, sicuramente c'è molta attenzione al momento da parte di molte persone. Se fossi in grado di predire quali tecnologie saranno popolari in futuro, sarei molto ricco, e non lo sono, quindi non temo di non poterti aiutare. No, certamente era più una curiosità di avere appunto una valutazione anche sul futuro e non sull'attualità, appunto. C'è sicuramente molto lavoro, molta ricerca accademica sul campo. È possibile che in futuro saranno presentate delle soluzioni più pratiche di quelle esistenti adesso, assolutamente, sì, sì, non ovviamente. Mi sento di escluderlo. Ok, grazie infinite per le risposte. Do una piccola risposta a quello che hai detto prima. Se nel momento in cui sei in una fase di transizione le chain non sono accettate da tutti e quindi siamo qui aspettando di vedere se sostituiranno o meno altre infrastrutture, prendi come modello di sviluppo il fatto che piccoli gruppi di grosse istituzioni lo possono usare per risolvere il problema dell'intermediario, in realtà è un modello d'analisi molto semplice. Le clearing house o comunque intermediari, arbitri tra pochi soggetti sono sempre esistiti e hai un costo, riesci a valutare qual è il beneficio che ti deve dare la blockchain per costare di meno, perché sennò introduci una caterva di problemi che le chain hanno per un vantaggio piccolo. Nella fattispecie in particolare mi chiedo, ma se non decentralizzi, se c'hai 20 soggetti e la maggioranza che serve a scrivere on chain qualche cosa che non va bene è 12, probabilmente il risultato non l'hai ottenuto lo stesso. Una clearing house comunque è controllabile con meccanismi politici tradizionali e tutto sommato il mondo funzionava fino all'altro. E i suoi risultati sono comunque verificabili a posteriori. Ti dirò di più, è peggio di così, a livello di bilancio, a livello di costo dei soggetti che partecipano, tu sai qual è il costo della clearing house a priori e lo puoi budgetare. Il rischio di una chain tra pochi soggetti, magari hai un costo più basso ma non sai quale sarebbe il costo di picco. Per cui io a quel modello molto poco, sono più convinto, a differenza sua, che forse qualche piccola speranza di decentralizzazione ci sia, anche se condivido lo spirito del talk. No, certamente, alla fine comunque ovviamente quello che penso che verrebbero attuate tra gli stati sono comunque blockchain permissioned, quindi il numero di nodi rimarrebbe ben fissato dagli accordi e tutto, quindi c'è comunque un controllo politico sul numero di nodi, cioè deve avere un certo pesante che stabilisce chi può fare cosa. Sì, certo. Sì, torniamo al problema di quale problema stiamo risolvendo con la tecnologia. Alla fine la centralizzazione diventa più dal punto di vista statale di questi accordi che vengono fatti a priori, quindi c'è una centralizzazione che è gli stati che hanno firmato. Ok, passerei alla prossima domanda, poi magari ne parliamo. Alla tua sinistra. Questa è un'ulteriore osservazione. Secondo me a volte non si percepisce il fatto che serve comunque un ente terzo che certifica anche le cose sul mondo fisico. Perché ho visto progetti di blockchain per i prodotti biologici, ma la cosa non ha praticamente senso, perché anche se è una blockchain dei prodotti biologici, ci vuole qualcuno che va sul campo a garantirti che il prodotto è biologico, quindi tanto vale non usare una blockchain. Ritengo importante sottolineare che alla fine la blockchain comunque è un database, per lento e costoso che sia rimane comunque un database, le magie non le fa. Per cui se vengono scritte informazioni sbagliate nella blockchain, se sono scritte con tutti i crismi tecnici, rimangono nella blockchain. Ancora peggio, in un database tradizionale dove c'è una terza parte che lo sorveglia, ci saranno dei modi per rettificare informazioni errate. In una blockchain
siccome è immutabile, bisognerà capire come, dal punto di vista tecnico, come rettificare informazioni errate, ma se è distribuita bisognerà capire come formare un consenso per rettificare informazioni errate. Quindi continuiamo ad aggiungere problemi per risolverne non si sa quali. Ma io non ho davvero capito per quale motivo una blockchain dovrebbe essere immutabile. Quello che rende difficile modificarla è il lavoro computazionale che c'è stato messo dentro nel... Quello è eventualmente il proof of work, che serve per stabilire il consenso per aggiungere nuovi nodi alla blockchain. Una blockchain, un Merkle tree, una struttura dati di questo genere, pensala invece che come un albero linearmente. C'è un nodo che contiene dei dati, un nodo padre che contiene dei dati e un hash del precedente e così via. Una catena lineare di nodi. Quando sai l'hash del nodo in testa, puoi verificare a catena tutti quelli fino al primo che è stato scritto all'inizio. E quindi da questo punto di vista è immutabile. Se hai familiarità con Git, utilizza lo stesso modello. Se tu cambi un commit precedente, cambierai gli hash di tutti i successivi. Sì, ma questo non la rende non modificabile. Non vedo quale sicurezza. Mi spiego meglio. La rende evidenti le modifiche. Certo, si può modificare, sono dei bit scritti da qualche parte, però li cambi e l'hash all'inizio cambierà. Tu conosci quell'hash da una fonte affidabile. Conosci quell'hash perché è stato stabilito crittograficamente un consenso tra più parti e tu puoi vedere se con la blockchain che hai in mano, fatti i conti degli hash, il root hash corrisponde a quello che sai che è giusto oppure no. Fine. Sì, ma alla fine il problema si sposta su chi certifica il root hash. No, sì, certo. Infatti quindi non vedo quale problema risolva rispetto a qualsiasi funzione di hash o di firma di un messaggio o cose del genere. Quelle sono delle primitive crittografiche, diciamo a un livello più basso. La blockchain è una struttura più complessa che può essere utilizzata, appunto, ha diverse proprietà, quella di doverne ottenere solo una piccola parte per verificare solo una parte dei dati, quella di poterne ottenere solo root hash in modo sicuro per verificare tutto il resto ottenuto come capita, eccetera. È chiaro che il root hash può essere fornito da più fonti e di queste fonti o sono entità di cui ci si fida oppure hanno stabilito crittograficamente un consenso in un modo che puoi verificare e secondo un algoritmo che ritieni sufficiente a garantire che non ci siano attacchi di terze parti che vogliono modificarlo all'insaputa degli altri. Domande di là? In mezzo? Più in alto? Fatto. Una considerazione: tutte le applicazioni che ho visto finora più interessanti, tutte le applicazioni potenzialmente più interessanti, come il tracciamento, l'identificazione di prodotti, si scontrano con un problema fondamentale che il prodotto o il servizio deve avere un determinato valore, soglia, altrimenti solo scrivere sulla blockchain è troppo costoso. E il costo varia a seconda della fluttuazione dell'equivalente finanziario del token. E la maggior parte dei dati non si possono scrivere on-chain, quindi o si scrivono off-chain e on-chain si scrive solo l'hash, oppure si usano blockchain private. A quel punto, secondo me, il vantaggio di avere la trasparenza della tracciabilità viene totalmente meno. Questa appunto è una questione di organizzazione dei dati, chiaramente per qualsiasi genere di struttura dati, ma diciamo di sistema tecnologico che si adotti, è necessario valutarne i costi che siano rapportati
da un lato a quello che il mercato per quel prodotto può sostenere, dall'altro da quello che è il modello di attacco sensato. Non ha senso avere un meccanismo estremamente sicuro e costoso per validare dei dati di valore bassissimo. Prego. Altre domande? Premesso che secondo me c'è un po' un'esagerazione adesso, oramai qualsiasi cosa fa figo avere una blockchain. Tu cosa ne pensi invece di una blockchain al netto della lentezza da utilizzare per la verifica dei certificati SSL? Siccome allora tu parli di certificate transparency, esatto. Non è una blockchain, è un Merkle tree, perché ciascun non c'è una componente di consenso condiviso. Certificate transparency penso che sia un'iniziativa estremamente importante, perché risolve alcuni problemi legati al sistema, al mondo delle PKI, però non c'è un consenso stabilito tra più nodi. Esiste in questo caso un'autorità centrale, che è l'entità che gestisce ciascun log, che è completamente indipendente dagli altri, decide cosa metterci e pubblica qual è la route dell'albero, e poi i client possono sfruttare queste proprietà interessanti dei Merkle tree, in questo caso doverne scaricare solo una piccola parte dell'albero, che poi ricevono già nel certificato, eccetera, eccetera. Quindi possono verificare la genuinità del certificato e tutte quelle proprietà che ci interessano nell'ambito di Certificate Transparency, senza bisogno di avere un enorme database di tutti i certificati del mondo. Non è una blockchain, ma è un servizio molto importante. Altre domande? Allora vi ringrazio per l'attenzione e per la discussione.